Ciao ciao ragazzi, allora ho un po' le idee confuse in questo periodo, come potrete aver capito dai miei precedenti video. Peraltro ho deciso di vestirmi più o meno sempre così, con queste magliettine sexy, sempre per come sono io sexy, perché so che c'era il mio hater cattolico che impazziva quando vedeva queste cose, per cui cioè, te lo dedico, eter cattolico, ti ho bloccato dappertutto perché rompivi la minchia e minacciavi. Comunque, mi manchi tanto, tantissimo. E, a parte questa piccola parentesi di sfottò, ho veramente le idee confuse su cosa fare. Cioè, mi sono ripresa dalla mia crisi, quasi ripresa, diciamo. L'80% è fatto, anche perché sono finita nella cacca grazie all'iniziativa di tizi che per me sono proprio dell'intelligenza di un lombrico, più o meno. Quindi cioè, non è stata colpa mia, e sono una tizia che quando sbaglia dice ho fatto una minchiata. Per esempio, io ho fatto un sacco di minchiate, soprattutto non durante la gioventù, perché ero troppo brutta per piacere agli uomini, ma quando sono diventata un po' più sui 20 3 anni, ho fatto un sacco di minchiate una dietro l'altra, e sono stata anche piuttosto egoista e mi sono divertita tanto. Questi sono errori di cui me ne rendo conto, li ho fatti, e non posso più tornare indietro, li ho fatti bene, tanto piacere, ed era colpa mia, non del vicino di casa. La colpa era mia e la responsabilità ricade su di me e sulle mie spalle. Una e una due. Quindi niente, sono un po' confusa cosa fare, ma sto molto meglio del video precedente. Ho ogni tanto qualche piccola crisi, ma questo fa parte della dimensione umana, quindi mi sento molto umana, vado molto d'accordo con le mie crisi isteriche, ecco. Quindi adesso devo un po' reinventarmi, devo ricominciare tutto da capo, e sto partendo in quarta per vedere cosa potrò fare. E peraltro, potrei finire addirittura in Olanda, ma vi dirò tra poco. E per il resto, domani devo andare a fare la visita per la tiroide, quindi sono sti cazzi, con tutto lo stress avuto andrà benissimo, credo. E tra l'altro oggi ho notato che così, e giuro mi sono lavati i capelli, ho i capelli che sembrano neri, sono quasi come i miei naturali, a parte queste ciocche qua. Invece l'altra volta mi vedevo più ciocche tinte, sono cangianti, aveva ragione, è incredibile, ho fatto la tinta che cambia. Vi devo consigliare questa parrucchiera, veramente, fa le tinte che cambiano, sono delle misture, non voglio sapere cosa mi ha messo nei capelli. Comunque, chiuso questa gigantesca parentesi, perché io poi parlo a cazzo, salto da un argomento all'altro come una pazza. Ho molti progetti in testa, infatti sono di nuovo presa bene, diciamo, a parte qualche piccola crisi, ho più che altro risolto. Voglia di mettersi in proprio, tantissima voglia di lavorare per qualcun altro, però insomma, va tutto abbastanza bene, e sti cazzi, chi mi odia se ne va a fare in culo. E niente, comunque sto leggendo questo libro qui, che secondo me ha fatto molto bene, Il diario di Anna Frank, che ho letto in italiano, in inglese, e adesso sto leggendo in tedesco, perché porta fortuna. Cioè, sembra che io riesca a parlucchiare le lingue, le lingue di cui le... Aspetta, com'è che potrei dire in italiano? Scusate, cioè, sono un po' rincoglionita. Sembra che io, se leggo questo diario in inglese, posso imparare l'inglese, per esempio, e viceversa. Quindi è un mio portafortuna. Anna Frank, comunque, era bravissima. E niente, in questo momento è ancora lì, ma ci starà per poco, voglio dire, lì nel rifugio segreto. Siete voi andati ad Amsterdam? Punto numero uno. Infatti vorrei andare ad Amsterdam a visitare questo. E infatti vorrei anche andare in Olanda, e non so se... Non lo so, non so cosa pensare. Qua a Colonia sto bene, ma io ho l'animo di una zingara, che era poi anche il nome con cui mio nonno mi chiamava da giovane. Da giovane.
diciamo, più da piccola che da giovane. Adesso ho fatto la minchiata, ragazzi, di allacciare Skype aperto e sta facendo un casino della Madonna. Scusate la quindicesima parentesi aperta, ma voglio parlare tantissimo, voglio fare dei video lunghissimi così posso monetizzare ancora di più perché sono una stronza. Perché non lavoro per la gloria. Comunque, siete voi andati ad Amsterdam, dicevo, a vedere il museo di Anna Frank? Perché io ho letto il libro di Anna Frank, un altro libro su Anna Frank, varie versioni del diario di Anna Frank in diverse lingue e niente, quindi sono molto interessata ad Anna Frank e anche all'Olanda. Cioè, secondo me è una nazione pezza di figa. Non so, gli abitanti, se conoscete gli abitanti fatemi sapere, cioè la mentalità, diciamo, volevo dire. E non vi incazzate se sbaglio e se straparlo, perché sono un po' ancora traumatizzata, cioè sto molto meglio, però insomma non dormire bene per una settimana perché avevo i pensieri mi ha reso un po' al principio molto emotiva, adesso. Come si può dire? In tedesco è übernervös, con i nervi a puttana praticamente. E niente, e poi cioè, non capisco più un cazzo, mescolo le lingue allegramente e sono completamente analfabeta, è una cosa molto carina questa, fa sempre piacere. Comunque, niente, volevo andare lì e se ci andrò vi farò sapere. E poi, ecco sì, volevo ancora mettere forse degli altri video, fare degli altri video. La cosa divertente di tutti questi miei video è che ho fatto dei video sui prezzi in Germania, ma non hai fatto vedere DM. Faccio vedere DM, ma non hai fatto vedere. Cos'è che mi ha detto? Non hai fatto vedere la carne, i generi alimentari, che cosa. E secondo me mi ha dato pure il non mi piace, secondo me. Come se io piangessi la notte, se mi mettete non mi piace, io incasso lo stesso. Quindi, gente, mettere non mi piace. Io saluto quello che arriva sempre, su praticamente tutti i miei video mi mette non mi piace. Io lo saluto e non sono assolutamente incazzata con lui. Continua a fare così che intanto io incasso. Anzi, ti ringrazio. Sei non esattamente intelligente dal mio punto di vista, ma dal tuo punto di vista sei un eroe. E niente, ti chiedo scusa perché io, cioè il macio italiano mi solletica proprio il pancino, mi fa ridere tanto e io soffro il solletico ovunque. Perdonami, sono fatta così, cioè ho proprio questa cosa, cioè io alle medie avevo un sacco di professori maci, rompiscatole, che se la tiravano a destra e a sinistra e che mi trattavano male, ma dentro me pensavo, ma tu sei scemo? Tanto devi morire come me, ma che cosa te la tira a fare, no? E infatti, quando mi dicono, ah, tu te la tiri, sì, minchia, vaffanculo, va. Perché poi, no? Se vengono a sapere che tu con un dottorato e non sapevi bene il tedesco, sei andata a lavorare pure in un magazzino di merda, non è che sei una che non se la tira, sei una perdente, quindi cioè, minchiate proprio a casa. Cioè, peggio di come parlo io. Io salto da un argomento all'altro così in un flusso di pensieri disordinati, loro invece proprio hanno disordine mentale che si basa sul fatto che si sentano come Dio, anzi, meglio di Dio. Sono meglio di Dio, super Dio. È vero, c'era la figura del superuomo. Ah, parlo ai filosofi. Potete spiegarmi di cosa si tratta? Perché io non ho ancora capito niente di filosofia, e cioè io praticamente ho studiato il primo filosofo, quello forse ho capito, poi dal secondo in poi non ho capito più un cazzo e me ne sono fatto una ragione, ecco. Molto velocemente, tra l'altro. Un bacione e ci sentiamo. Ciao ciao!